Centrale aperta a Porto Empedocle, un'iniziativa che ha lo scopo di aprire al pubblico il grande patrimonio tecnologico dell'Enel per far conoscere il modo e gli standard ambientali con cui viene prodotta l'energia elettrica. È il sesto anno che apriamo le porte ai ragazzi. Come al solito, diciamo, l'attrattiva principale è la centrale, nel senso che andranno a vedere i luoghi dove nasce l'energia. Nel frattempo occuperanno la giornata, diciamo, con dei divertimenti che abbiamo organizzato. Guarderanno l'alternatore, la turbina, che sono i macchinari principali. Da fuori guarderanno la caldaia, dove viene prodotto il vapore. E poi andranno nella stanza dei bottoni, la sala controllo, dove praticamente gli operatori gestiscono tutto il funzionamento dell'impianto. Quindi andranno a vedere materialmente dove creiamo l'energia. Tantissime le iniziative proposte ai ragazzi giunti da diverse parti della Sicilia, da Gela, da Gira, provincia di Enna, Favara, Canicattì, Grotte, Palma di Montechiaro, Agrigento e Porto Empedocle. Tra queste, arrampicata sportiva, tiro con l'arco, mini tornei di calci di rigore e basket. Una bella esperienza. La centrale aperta ai ragazzi, cosa ne pensi di questa iniziativa? Beh, piacevole, molto piacevole, sì. Ci stiamo divertendo tanto. Oltre a guardare la centrale, stai facendo delle altre attività? Sì, abbiamo provato il torneo là di calcio, anche basket. Ci stiamo divertendo molto. Bella, che bella. Una bella esperienza. Ma anche una mostra fotografica che vedeva l'evoluzione storica della centrale empedoclina. Noi di Sicilia Storia, della nostra associazione, abbiamo pensato di organizzare con Enel un momento che parlasse della storia industriale di Porto Empedocle dal punto di vista elettrico, perché la storia industriale di Porto Empedocle si evolve di pari passo con l'elettricità. La prima centrale di Porto Empedocle viene addirittura costruita nel 1917, entra poi subito dopo la prima guerra mondiale in produzione e negli anni 30 avrà già una grande centrale in costruzione della GES. E poi negli anni 60 sarà costruita questa centrale. Quindi la nascita dello sviluppo economico di Porto Empedocle passa da queste sue strutture di produzione elettrica. E in questa mostra noi abbiamo voluto ricostruire tutti questi passaggi grazie anche a una collezione fotografica di Michele Bruccoleri, che ci ha prestato alcune di queste cartoline, e le altre sono foto d'archivio dell'Enel.